Buonasera a tutti, a nome dell'amministrazione vi do il benvenuto a questa splendida serata. Il nostro grandioso ospite non ha bisogno di grosse presentazioni, basta il vostro applauso. La ringraziamo moltissimo per essere venuto qui a Tradate da noi, ringraziamo lo staff della biblioteca, la libreria Mille Storie e Laura Ossolini. Do volentieri la parola all'onorevole Candiani per un saluto. Grazie. Ma veramente un saluto molto breve, perché il desiderio è quello di vedere una giornata particolare a Tradate. L'avete visto ieri sera? Dopo, prima di andare via, però gliene consigliamo proprio una speciale da fare qua. Scherzi a parte, sono molto contento di poter avere questa occasione per introdurre il nostro ospite speciale, che era già stato a Tradate tanti anni fa. Lo ricordo quando c'era un'iniziativa che veniva fatta a chi si sa. C'erano le presentazioni, quelle che si facevano durante la settimana. Quindi, ecco, è un filo che continua nel tempo, però nel frattempo, se allora era importante, adesso è diventato molto importante. Ma la cosa bella di Aldo Cazzullo è leggerlo e da qualche tempo ascoltarlo. Mi è piaciuto ascoltarlo anche in altre circostanze, ma queste sono, diciamo, quelle cose da backstage che le teniamo un po' dietro. Aldo Cazzullo. Buonasera a tutti, io salgo sul gradino perché sono bassa, così mi vedete anche in fondo. Che bello vedere così tanti lettori, evviva, evviva. Chi viene stasera e chi c'è qui ospite stasera, secondo me l'avete intuito tutti. È un giornalista, è uno scrittore, è conduttore di Una giornata particolare, che è un programma fortunatissimo sulla 7 che è andato molto molto bene. Dopo averci raccontato un paio di anni fa su Dante con Arrivedere le stelle, che era un libro meraviglioso secondo me, e dopo averci raccontato come l'Italia è caduta in mano a un gruppo di manigoldi con Mussolini, il capobanda, stasera ci parlerà della storia di Roma antica, della Roma antica e dell'impero romano, con Quando eravamo i padroni del mondo, Roma, l'impero infinito, edito da Harper Collins. Do insieme a voi il benvenuto ad Aldo Cazzullo. Grazie davvero per essere venuti così numerosi. Io non sarei mai venuto a sentirmi, sarei rimasto a casa tranquillo. Invece li apprezzo moltissimo, grazie alla libreria Mille Storie, al comune di Tradate, al mio amico Stefano Candiani, a tutta la comunità di Tradate. È vero, sì, sono venuto tanti anni fa e in pizzeria, c'era Mauro della Porta Raffo che organizzava pizza buonissima, pizzaioli di Tramonti, Costiera Amalfitana. E poi sono tornato 2 anni fa qui, in questo posto meraviglioso in cui si è sedimentata tanta storia, tanta cultura, tanto lavoro, tanto saper fare. È veramente un posto bellissimo, grazie per avermi invitato. Quindi grazie appunto a tutti voi, a tutta la comunità di questo paese. Allora, io sono qui questa sera a parlarvi di Roma, non intesa come città, ma come civiltà. Ai tempi di Cesare, noi italiani del nord eravamo barbari, galli, cisalpini, eravamo stranieri. Ma Cesare concesse la cittadinanza romana a tutti gli italiani, dicendo che tutti in qualche modo erano romani. Virgilio, che era di Mantova, e Catullo, che era di Sirmione, nascono barbari e diventano romani. Nonostante questo, Catullo scrisse dei versi terribili contro Cesare, lo insultò in modi tremendi, e Cesare invece una sera lo invitò a cena per parlare di letteratura
e divennero amici. E Cesare fu il primo a scrivere la parola Italia in un proclama quando conquistò la Gallia, oggi diremo la Francia. Lui scrisse al Senato un messaggio in cui diceva: prima in Gallia avevamo un sentiero, cioè la fascia costiera che portava in Spagna, quella che oggi si chiama Provenza, dal latino provincia. Ora abbiamo conquistato la Gallia e dalle Alpi all'oceano non c'è nulla che l'Italia debba temere. Era la prima volta che la parola Italia veniva scritta in un documento importante. Ma il Senato, cui questo documento era rivolto, la prese malissimo, perché i senatori odiavano Cesare. La cosa paradossale è che Cesare, che è il vero fondatore dell'Impero Romano, era il capo della sinistra, cioè Cesare era il capo dei Populares, il partito fondato da Mario, Caio Mario, che era suo zio, aveva sposato la sorella del papà di Cesare. E Cesare, ad esempio, sosteneva la frumentatio, cioè la distribuzione gratis del frumento, del grano, ai poveri, oggi diremmo il reddito di cittadinanza. Mentre, dall'altra parte, i difensori della Repubblica Romana erano la destra, gli optimates, gli aristocratici, i nobili, i senatori, i cui capi erano Cicerone e Catone. Catone non va confuso con Catone il censore, quello che ripeteva sempre che bisognava distruggere Cartagine. Questo è un altro Catone, detto Luticense, poi vi dirò perché. Catone aveva una sorella di cui era molto geloso e questa sorella aveva una storia con Cesare. Un giorno, ai tempi della congiura di Catilina, Cesare era un giovane senatore emergente, ricevette in Senato un biglietto e Catone disse: guardate, Cesare ha ricevuto un biglietto di Catilina. E Cesare dice: no, veramente è di tua sorella. E Catone dice: ma cosa stai dicendo? Allora Cesare lo sfida: leggilo ad alta voce. E c'era questa sorella di Catone, che si chiamava, mi sembra, Calpurnia, che dice: Cesare, ti amo, ti adoro, ti desidero, vieni stanotte da me. E Catone naturalmente viene umiliato da questa storia. Cesare era un uomo molto libero, era sposato, aveva una moglie che però lo tradiva, una moglie che si chiamava Pompea, ed era una parente di Pompeo. E Cesare era un bell'uomo, alto, ma perdeva i capelli, ci soffriva molto. E allora la moglie Pompea aveva una storia con un uomo che si chiamava Claudio, detto Pulcher, che in latino vuol dire bello, che aveva invece un ciuffone di capelli, tipo Gianbruno, non posso neanche paragonare. E allora questo amante della moglie di Cesare aveva il problema di riuscire a infiltrarsi a casa di Cesare. Una sera a casa di Cesare si fece una grande festa in onore della dea Bona. Era una dea donna ed era una festa riservata alle donne, soltanto le donne potevano festeggiarla. Era una sorta di addio al nubilato e si beveva vino nascosto in otri che ufficialmente contenevano latte, come ai tempi del proibizionismo americano, in realtà era vino. Le donne fanno festa, si ubriacano e questo Claudio, detto Pulcher, il bello, si traveste da donna per entrare a casa di Giulio Cesare e stare con la moglie di Cesare. Ma la mamma di Cesare, la suocera di Pompea, li becca. Scandalo, denuncia, processo. Cesare prima ripudia la moglie, ma poi al processo la scagiona. Dice: mia moglie è innocente, una santa donna, non mi ha mai tradito. E il giudice le chiede: ma perché allora l'ha ripudiata? Perché desidero che i miei familiari siano al di sopra di ogni sospetto. Da qui tutte le frasi celebre in realtà non sono mai state pronunciate così come noi le ricordiamo. Ad esempio Montanelli non disse mai: turatevi il naso, votate DC. Quello era il senso della frase, ma in realtà non disse mai quella frase precisa. Allo stesso modo Cesare non disse: mia moglie deve essere di sopra di ogni sospetto, però così è rimasta questa frase nella storia. Cesare in realtà era abbastanza birichino, aveva fatto un'alleanza, un triumvirato con Crasso e Pompeo, ma aveva una storia d'amore sia con la moglie di Crasso che con la moglie di Pompeo, cioè scopava le mogli dei suoi due principali alleati. Ma non solo, aveva anche una storia d'amore con un uomo, con il re di Bitinia, Nicomede. Infatti, per prenderlo in giro, i suoi soldati lo chiamavano la regina di Bitinia e cantavano: Cesare ha sottomesso i Galli, ma Nicomede ha messo sotto lui.
Anche Dante definisce Cesare la regina di Bitinia nel Purgatorio. E una volta il Senato, Cicerone, uno insomma che sapeva parlare in pubblico, c'era Cesare che stava perorando la causa di Nicomede. Allora Cicerone, per umiliare Cesare, si alza e gli dice: Cesare, lascia perdere Nicomede, perché sappiamo bene quello che lui ha dato a te e quello che tu hai dato a lui. I romani erano spietati con le parole. Cesare era non soltanto un grande generale, non soltanto un grande politico, ma era anche un grande scrittore. Gallia omnis divisa est in parte stress. L'intera Gallia è divisa in tre parti. Il debello gallico comincia dritto come una fucilata. Mi ricorda gli incipiti, gli inizi dei romanzi di uno scrittore del mio paese, Alba, Beppe Fenoglio. E comincia la malora così. Pioveva su tutte le langhe. Lassù a San Benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra. Oppure 23 giorni della città di Alba. Alba la presero il 2000, il 10 di ottobre, e la persero il 200, il 2 di novembre dell'anno 1944. Cesare era anche un grande giornalista. Quando viene mandato a sconfiggere Farnace, re del Ponto, il Ponto è una regione sul Mar Nero dell'attuale Turchia, lui manda un messaggio al Senato di tre parole: veni, vidi, vici. Sono venuto, ho visto, ho vinto. Tre parole, sei sillabe, 12 caratteri. Non mi viene in mente un tweet più efficace di così. Cesare era un uomo anche spietato, anche crudele. Si calcola che nelle guerre scatenate da Cesare siano morte 1 milione di persone, in un tempo in cui gli uomini andavano uccisi uno per uno. Una cosa terribile, però è anche un uomo straordinario, il padrone del tempo. Cesare cambia il calendario e il calendario giuliano resta in vigore per 15 secoli. Oggi i nomi dei mesi sono i nomi che ai mesi diedero gli antichi romani, compreso luglio, il mese di Giulio Cesare, e agosto, il mese di Augusto. I nomi dei giorni della settimana, tutti tranne il sabato che viene dall'ebraico, sono i nomi in tutto l'Occidente, i nomi che i romani hanno dato ai giorni. Ma vi farò tantissimi esempi per dirvi come sia vivo il ricordo di Roma. Cesare inventa anche i libri, vede in Egitto che i libri non vengono più arrotolati ma rilegati, e quindi porta questa moda a Roma, e i libri, le prime grandi biblioteche nascono con lui, con Giulio Cesare. Cesare ha un disegno straordinario. Dopo aver conquistato le Gallie, è stato il primo a portare un esercito romano oltre il fiume Reno in Germania, è stato il primo a portare un esercito oltre la Manica in Britannia, il primo a portare un esercito romano nell'Oceano Atlantico per sconfiggere i Lusitani, gli antenati dei portoghesi che si erano serragliati su un'isola, e poi progetta una grande spedizione militare per sconfiggere i Parti, oggi diremmo gli iraniani, e poi per tornare a Roma passando dalla Germania e sconfiggere anche i Germani. Se Cesare non fosse stato assassinato, probabilmente oggi in Iran o in Germania si parlerebbe una lingua neolatina. Prima però Cesare doveva sconfiggere il suo nemico, Pompeo. Voi sapete che Pompeo fugge in Egitto, il re Tolomeo, per ringraziarsi Cesare, gli fa tagliare la testa e la porta Cesare su un piatto d'argento. E quando Cesare vede la testa mozzata del suo nemico, piange, scoppia in lacrime. Dice: mi avete tolto l'unico merito, l'unica vittoria possibile in una guerra civile, perdonare il nemico vinto. Non disse però Cesare che quella testa, se non l'avesse tagliata Tolomeo, l'avrebbe tagliata lui. E poi insegue gli ultimi pompeiani in Africa, ma in Africa Cesare ha un incidente, scende dalla scaletta della nave, e come accade adesso a Joe Biden quando scende dalla scaletta dell'aereo, incespica e cade lungo disteso a pelle di leone. Brusio di preoccupazione tra i suoi soldati, ma Cesare, che era anche un grande attore, aveva il senso del teatro, della scena, del dramma, dice: teneo te, Africa, ti tengo, Africa, come se si fosse chinato a baciare la terra, come faceva Giovanni Paolo II quando scendeva lui senza incespicare dalle scalette degli aerei. E allora i suoi soldati prorompono in un'ovazione. Il nostro comandante c'è, è sul pezzo. Ma c'è un problema. I pompeiani sono guidati da un generale che si chiama Metello Scipione, discendente di Scipione l'Africano, quello che aveva sconfitto Annibale in Africa, e secondo un'antica profezia romana gli Scipioni in terra d'Africa erano invincibili. E allora i soldati di Cesare hanno paura
E Cesare dice: ma che problema c'è? Non abbiamo uno Scipione anche noi? C'è qualcuno qua che si chiama Scipione? E uno alza la mano: io mi chiamo Scipione. Benissimo, allora lui, lo facciamo lui comandante dell'esercito. Ma tu dici: ma questo è un cretino, uno qualsiasi, cosa se ne fa? No, 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 tanto voi seguirete me, lui diventerà comandante. E allora i soldati seguono Scipione in battaglia, naturalmente chi comanda è Cesare, ma formalmente il comandante è Scipione, e sconfiggono i pompeiani in una battaglia terribile, la battaglia di Tapso. Una battaglia talmente sanguinosa che alla fine gli uomini di Pompeo si asserragliarono dentro le mura di Tapso e Cesare non aveva torri di assedio, allora ammonticchiò i cadaveri dei nemici uccisi per farne delle torri che i soldati di Cesare scalavano per entrare nella città, una cosa tremenda. E l'ultimo ad arrendersi fu lui, fu Catone, Catone che si asserragliò a Utica, capitale dell'Africa romana, da cui il soprannome Catone Luticense. E quando vede che tutto perduto, Catone preferisce la morte al disonore e si suicida. Non a caso Dante metterà Catone Luticense a guardia del purgatorio. Libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Catone fa arachiri, si squarcia il ventre con un pugnale. Un medico pietoso lo soccorre, cuce la ferita, lo benda, ma Catone vuole morire, si strappa le bende, si cava i visceri e quell'anima irrequieta, coraggiosa, scrive Seneca, non emisit sed eiecit, non la esalò, la strappò via. E quando Cesare celebrò il trionfo sui pompeiani e fece sfilare una statua di cera che riproduceva Catone che si cavava i visceri della pancia, e il popolo rumoreggiò, fischiò, disapprovò. I romani amavano Cesare, ma non tollerarono che Cesare si vantasse della vittoria su un altro romano. Allora Cesare deve partire per la Partia, per questa grande spedizione, ma ha due problemi. Il primo problema: i soldati. I suoi soldati sono stanchi. Sono stanchi di guerra, non vogliono più combattere, si ammutinano, mandano da Cesare e gli dicono: senti Cesare, dacci l'oro che ci hai promesso, dacci le terre che ci spettano e lasciaci in pace. Non siamo più milites, soldati, siamo quirites, quiriti, cittadini qualunque. Allora Cesare dice: va bene, vi darò il vostro oro, vi darò le vostre terre, ma soltanto quando avrò celebrato il mio trionfo sui Parti con soldati che non sarete voi. Vi saluto, o quirites. E questi ci restano malissimo. Come quirites? Noi siamo milites, siamo soldati, abbiamo combattuto per te, guarda, si spogliano, fanno vedere le cicatrici delle ferite, portaci a combattere con i Parti, portaci a combattere con i Germani, ti seguiremo ovunque, Cesare. Cesare capisce di aver toccato il tasto giusto e prepara la spedizione. Ma l'altro problema è che, secondo un'antica leggenda, i romani erano molto superstiziosi, soltanto un re avrebbe potuto sconfiggere i Parti, e i romani detestavano i re. Ne avevano avuti 7, ne avevano un pessimo ricordo, si erano ribellati contro l'ultimo re, Tarquinio il Superbo, perché il figlio aveva violentato Lucrezia, Lucrezia si era suicidata, ma aveva indotto il padre e il marito a ribellarsi contro i re. I re erano stati cacciati, era nata la Repubblica e i romani di re non ne volevano più. Allora Marco Antonio, luogotenente di Cesare, uomo grande e grosso, ancora adesso per dire che uno grande e grosso si dice un Marco Antonio, anche in tedesco si dice così, Marco Antonio con la K. Allora Marco Antonio cerca di convincere Cesare a prenderla, ad accettare la corona di re, ma Cesare dice: io sono già Cesare, non posso essere nulla di più. E non a caso Augusto, tutti gli altri suoi successori, tutti gli imperatori romani avranno il titolo di Cesare. Czar, czar, è una parola che deriva da Cesare. Kaiser è una parola che deriva da Cesare. Tutti gli imperatori della storia, dallo zar russo, l'imperatore tedesco, Napoleone, si sono sentiti il nuovo Cesare, così come tutti i rivoluzionari della storia si sono sentiti il nuovo Spartaco. E nel 1918, quando i comunisti tedeschi, guidati da una donna, Rosa Luxemburg, tentano di prendere il potere, si definiranno gli spartachisti. Rosa Luxemburg farà una brutta fine proprio come Spartaco, ma anche lì un seme era stato gettato. 2000 anni dopo c'erano uomini e donne pronti a morire nel nome di uno schiavo fuggiasco vissuto tanti anni prima. Cesare rifiuta la corona di re e si arriva a un compromesso. Cesare sarà riconosciuto re, ma non in Italia, all'estero, e così può andare a combattere i Parti. Si prepara la spedizione, Cesare si fa qualche nemico, un giorno è entrato al Senato, tutti si sono alzati in piedi,
e tranne uno che è rimasto ostentatamente seduto, era un senatore che si chiamava Ponzio Aquila. Cesare ci rimane male e comincia a prenderlo in giro. Tutte le volte che Cesare annunciava una decisione aggiungeva: purché Ponzio Aquila sia d'accordo, domani distribuiamo il grano gratis ai poveri, naturalmente se Ponzio Aquila non ha nulla in contrario, prepariamo la spedizione contro i parti, purché Ponzio Aquila non abbia obiezioni. Insomma, questo Ponzio Aquila era diventato lo zimbello di Cesare e segretamente lo odiava e sarà uno dei congiurati. Un altro congiurato si chiamava Decimo Bruto ed era un amico di Cesare. Cesare l'aveva indicato tra i suoi eredi nel testamento e una sera che aveva invitato a cena Cesare per studiare nelle mosse, Decimo Bruto gli chiese: come vorresti morire? E Cesare risponde: di una morte improvvisa e inaspettata. Arrivano le Idi di marzo, 15 marzo del 44 a.C. Un indovino, Spurinna, aveva avvisato Cesare: attento alle Idi di marzo. E c'era stata una serie di segni premonitori inquietanti. Cesare aveva sacrificato un toro, ma per qualche misterioso motivo non si era trovato il cuore di questo toro, un animale senza cuore, un mistero. La notte prima Cesare sognò di volare come un'aquila in cielo fino davanti a Giove e di stringere la mano a Giove. La moglie fece un sogno ancora più terrificante, sognò un lago di sangue, un fulmine che colpiva la casa e quella notte una raffica di vento spalancò le porte della casa di Cesare e la moglie disse: non puoi andare al senato domani, succederà qualcosa di terribile. Ma arriva uno dei congiurati, sempre Decimo Bruto, e lo convince ad andare in senato. Ma il capo della congiura era un altro Bruto, che era il figlio della sorella di Catone, cioè il figlio della storica amante di Cesare. Qualcuno dice che Cesare, che Bruto fosse proprio figlio di Cesare, probabilmente no, dato sta che Bruto colpirà Cesare all'inguine, proprio lì, come per vendicare il suo padre vero. Cesare non se l'aspettava, era solo, era disarmato, e viene colto di sorpresa, all'inizio cerca di difendersi, poi riconosce Bruto nella folla e si copre il capo con la toga. Non dice: tu cuoque Brute, figli mi, anche tu Bruto figlio mio, lo dice ma in greco. Cesare parlava perfettamente greco e spesso usava il greco nel momento di maggiore emozione, mentre invece Ottaviano Augusto non parlava maluccio greco, non aveva mai imparato bene. Cesare era un genio, Cesare scriveva perfettamente, Augusto aveva cominciato a scrivere la sua autobiografia ma aveva rinunciato, aveva scritto le res geste, una specie di Biniamino con tutte le sue imprese che faceva affiggere sulle porte delle varie città dell'impero. Augusto non era un genio come Cesare, ma era un uomo molto accorto, molto prudente, molto crudele, molto intelligente, e infatti morì nel suo letto, cosa che purtroppo di Cesare non possiamo dire. Cesare giace pugnalato nel senato davanti a circa 400 senatori, più o meno una folla come siete voi stasera. Allora Bruto commette, apparentemente ha vinto, Cesare è morto, ma Bruto commette due gravi errori politici. Primo errore: qualcuno dice eliminiamo anche Marco Antonio, grande, grosso, ha delle legioni al suo ordine, un tipo un po' particolare, facciamolo fuori. Ma Bruto dice: no, questo non è un regolamento di conti tra fazioni, è un tirannicidio, soltanto il tiranno, soltanto Cesare deve morire. Qualcun altro dice: questo corpo di Cesare facciamolo sparire, buttiamolo nel Tevere. E Bruto commette un secondo errore politico e dice: no, è stato un grande condottiero romano, ha diritto a una sepoltura solenne. Sepoltura solenne, Marco Antonio legge il testamento di Cesare, e qui il pensiero corre al Giulio Cesare di Shakespeare, e nel testamento Cesare nomina erede Ottaviano, lascia molti soldi anche a questo Decimo Bruto che era stato tra i congiurati, e lascia soprattutto 300 sesterfi a testa, una cifra enorme, a ogni cittadino romano. Inoltre stabilisce che il Gianicolo, il suo parco personale, diventasse un parco pubblico. E a quel punto, commossi, i romani scoppiano a piangere. A ogni funerale ognuno in realtà piange anche la propria morte, ma quella volta di più, perché i romani percepivano Cesare come una sorta di padre, nessuno del resto aveva mai lasciato il suo patrimonio al popolo. E allora i romani si ribellano a Bruto e a Cassio, i cesaricidi, quelli che Dante mette nella bocca di Lucifero, tre bocche a Lucifero, in una mastica Bruto, in una Cassio e in una Giuda che aveva tradito Gesù. Bruto e Cassio fuggono, devono armare un esercito nella speranza di difendersi. Bruto sogna il fantasma di Cesare che gli dice: sono il tuo cattivo genio, ci rivedremo a Filippi.
E quando sul campo di battaglia Bruto chiede: ma dove siamo? Come si chiama questo posto? E rispondono: siamo a Filippi. E lui capisce che la sua fortuna è finita. Cade in battaglia Bruto. Marco Antonio ordina che il suo corpo venga coperto con un drappo rosso, in segno di rispetto, mentre Ottaviano Augusto, uomo feroce, crudele, dice: no, portiamo il corpo sul foro ed esponiamolo per 3 giorni affinché tutti vedano che Cesare è stato vendicato. E i soldati di Bruto acclamarono Marco Antonio e fischiarono Ottaviano. Ottaviano, sulla cui vita gravano 2 ombre, una negli anni giovanili, perché si diceva, Marco Antonio che c'era, diceva che Cesare aveva amato il suo pronipote Ottaviano non solo platonicamente, e l'altra ombra riguarda invece il rapporto di Ottaviano con sua figlia Giulia. Ottaviano non ha mai avuto figli maschi, ha avuto una figlia Giulia che era una donna molto libera, qualcuno diceva dissoluta, aveva molti amanti, tra cui Ovidio, il poeta delle Metamorfosi. E Ovidio fu mandato in esilio da Augusto sul Mar Nero, dove morì. Ma non soltanto perché era amante di Giulia, ma perché, scrive Ovidio, aveva visto qualcosa che non avrebbe mai dovuto vedere. Forse un rapporto incestuoso tra Augusto e la figlia. Di sicuro Caligola, l'imperatore, diceva: mia madre è nata, è la figlia del rapporto incestuoso tra Augusto e Giulia. Fatto sta che anche Giulia viene mandata in esilio a Ventotene, sull'isola, e siccome lei non ne può più, dice: papà, mi annoio da morire, allora Augusto consente affinché vada a Reggio Calabria, purché non si faccia più vedere a Roma, e Augusto le dice: tu non sarai sepolta nel mio mausoleo, nell'Augusteo, dove anche Benito Mussolini sognava di essere sepolto. Augusto deve affrontare il suo nemico, Marco Antonio. Marco Antonio si è innamorato di Cleopatra. La storia di Cleopatra è una storia meravigliosa, è tutto vero. Cleopatra si fa portare davanti a Giulio Cesare, avvolta in un tappeto. Il tappeto viene srotolato, Cesare vede questa ragazza bellissima di 20 anni e se ne innamora. Anche perché Cleopatra, oltre ad essere bella e intelligente, era, lo scrive Cesare, sempre di buon umore. Che è una cosa che noi uomini apprezziamo molto, a volte le donne trascurano questo fatto. Cioè, la donna che finalmente è sempre arrabbiata. Ecco, no, Cleopatra invece era sempre di buon umore. Carica Cesare sulla sua barca dorata, la barca dorata risale il Nilo tra palmizi e templi, tra coccodrilli ipopotami, e sulle sponde ci sono uomini della pelle sempre più scura, nubiani, etiopi. Fu la prima crociera sul Nilo della storia. Hanno un figlio, Cleopatra e Cesare, che viene chiamato Cesarione, come a dire che era proprio il figlio di Giulio Cesare. Però Cesare viene assassinato, Cleopatra torna in Egitto, stava a Roma in quel momento, e seduce il suo, quello che sembra il suo erede, Marco Antonio. Hanno 2 figli che chiamano modestamente Sole e Luna. Marco Antonio e Cleopatra si fanno scolpire le loro statue nei templi egiziani sotto forma di Iside e Osiride. Insomma, Marco Antonio guardi, è diventato quasi un orientale, l'impero non può essere diviso, la guerra diventa inevitabile. Ad Azio, nelle acque greche, la flotta di Marco Antonio sconfigge quella di Marco Antonio. La flotta di Cleopatra fugge, quella di Marco Antonio la insegue, tutto è perduto. Marco Antonio si pugnala a morte, ma non muore subito. Gli dicono: guarda, Cleopatra è ancora viva, che fai? Ma ormai è troppo tardi. E di nuovo viene in mente quasi Giulietta e Romeo di Shakespeare. Marco Antonio muore, suicida. Cleopatra non si suicida subito. Cleopatra cerca di sedurre anche Ottaviano, ne viene respinta e a quel punto preferisce la morte al disonore e si uccide facendosi mordere da un aspide impugnato come se fosse stato un coltello. A quel punto Augusto dà ordine ai suoi poeti di celebrare la sua grande vittoria. Virgilio, nell'Eneide, descrive la battaglia di Affio con uno stratagemma. Immagina che a Enea vengano consegnate le armi, come le armi di Achille dell'Iliade, e ne ha uno scudo su cui è scolpita tutta la storia di Roma, quella che verrà, Orazio Coclite, Clelia, le leggende dell'età repubblicana, e c'è anche la battaglia di Azio. Naturalmente Enea non può capire a cosa si riferiscono queste scene, ma intuisce che la sua progenie, i suoi discendenti avranno un grande futuro e va in battaglia difeso, protetto dal suo futuro, dal suo avvenire.
Ebbene, in quello scudo di Enea, secondo il racconto di Virgilio, c'è anche la battaglia di Alfio, che viene raffigurata però non come una guerra civile, ma come una battaglia tra i romani e i barbari, tra gli dei romani, a cominciare da Venere, la madre di Enea, e Anubi, il dio egiziano. L'unico che si rifiuta di scrivere dei versi in onore di Augusto è Orazio. Orazio è il poeta del Carpe Diem, un poeta meraviglioso. E allora Augusto scrive una lettera a Orazio, pensate il livello, noi abbiamo un testo di una lettera di Augusto a Orazio, in cui Augusto dice: Orazio, perché non parli mai di me nelle tue poesie? Forse hai paura che i posteri, cioè noi, forse ti vergogni al pensiero che i posteri, noi, possano pensare che sei il mio amico? E allora Orazio scrive un Carmen, una poesia dedicata alla battaglia di Alfio, che comincia così: Nunc est bibendum, ora finalmente possiamo bere, possiamo brindare, perché abbiamo vinto e Cleopatra è morta, è sconfitta. Ma Cleopatra viene definita fatale monstrum. Monstrum in latino non vuol dire mostro, vuol dire prodigio, miracolo. In realtà questa poesia di Orazio, che avrebbe dovuto esaltare la gloria di Augusto, è una poesia piena di simpatia, di commozione per la sorte di Cleopatra. Dice: tu sei stata una grande donna, tu hai preferito morire piuttosto che essere aggiogata, incatenata al carro del vincitore. Orazio in realtà ammira Cleopatra, così come un'altra grande donna è la moglie di Augusto, Livia. Augusto sceglie questa donna che aveva già un figlio, Tiberio, e aspettava un altro figlio, Druso. Decide che la donna sua deve essere lei, costringe il marito a ripudiarla, la porta in casa sua, lascia questo bambino, Druso. Augusto lo rimanda dal padre dicendo testualmente: questo non è roba mia. Però non avrà più figli maschi, avrà Giulia, la figlia, che ha molti figli. Quindi Augusto ha molti nipoti, ma questi nipoti muoiono misteriosamente a 20 anni, uno dopo l'altro, e qualcuno insinua il sospetto che sia stata Livia ad assassinarli per far sì che il figlio Tiberio potesse un giorno salire sul trono. Qualcuno ha scritto addirittura che Livia avrebbe avvelenato lo stesso Augusto, che era molto ghiotto di fichi, mettendo il veleno nei fichi, ma questo mi rifiuto di crederlo. Resta il fatto che quando Augusto viene cremato, la vedova Livia passa 5 giorni nel foro capochino a piedi nudi, fino a quando le ceneri del marito non si raffreddano. Viene liberata un'aquila, simbolo dell'anima di Augusto che si ricongiunge con Giove, e qualcuno, qualche furbacchione, disse anche di aver visto Augusto in carne ed ossa scendere al cielo. E Livia, forse per placare il suo rimorso, lo ricompensa con 1 milione di sesterzi. Perché la cosa straordinaria è che gli anni in cui nasce l'impero romano sono anche gli anni in cui nasce Gesù. E questa cosa ha sempre molto colpito la fantasia degli artisti. Non esiste nessuna civiltà antica che abbia colpito e ispirato gli artisti, i poeti, gli architetti, gli scultori, i pittori più di Roma. Qualsiasi arte si è confrontata con Roma, anche il cinema, anche i fumetti, anche i videogiochi, anche le serie TV. Il cinema nasce con Roma. Se andate a Torino, nella Mola Antonelliana, al Museo del Cinema, c'è una gigantesca statua di una divinità spaventosa. È il dio Moloch, il dio cartaginese cui doveva essere sacrificata una giovane fanciulla romana, Cabiria. Cabiria fu il primo colossal della storia, un film grandioso girato in bianco e nero, film muto, in Italia, didascalie letterarie di Gabriele D'Annunzio. E Gabriele D'Annunzio inventa il nome Cabiria, e Gabriele D'Annunzio inventa anche un nome per il nerboruto assistente del romano che salva Cabiria dalle grinfie del dio Moloch. Lo chiama Maciste. I nostri nonni, durante la prima guerra mondiale, quando avevano la licenza, li portavano a vedere un film che si chiamava Maciste Alpino. Negli anni 60 si facevano 6 film in media all'anno dedicati a Maciste, con titoli improbabili: Maciste contro Zorro, Maciste contro Ercole, e alcune scene di massa di quei film sono uguali, cioè la stessa scena veniva tagliata, copiata e incollata per risparmiare. I primi film, cioè se ci pensate, i film che vedevamo da ragazzi, Ben-Hur, Quo Vadis, La Tunica, Barabba, erano film ambientati ai tempi dell'antica Roma in cui la vicenda di Roma incrociava quella di Gesù, che però non era mai il protagonista.
In Ben-Hur Gesù è un'ombra che mentre si avvia verso il Golgota risana miracolosamente la sorella, la moglie e la mamma di Ben-Hur che hanno la lebbra. Quo vadis Domine, dove vai Signore? La frase che San Pietro dice a Gesù, che dice sto andando a farmi crocifiggere un'altra volta a Roma. Allora Pietro capisce che deve tornare a Roma, non può salvarsi, deve affrontare il martirio, viene crocifisso ma a testa in giù perché non si sente degno di morire come il Signore, mentre San Paolo, cittadino romano, non può essere crocifisso, viene decapitato. Ma anche lì perché Pietro e Paolo erano andati a Roma? Ma perché Roma era il centro del mondo e quando i cristiani fanno la scelta del proselitismo, fanno la scelta di convertire il mondo al cristianesimo, dove vanno? Vanno a Roma. La tunica è la storia del soldato romano che vince ai dadi, la tunica di Gesù, poi comincia a avere delle visioni, diventa anche lui cristiano, muore da martire, come morirà da martire Barabba, interpretato da Anthony Quinn, l'uomo che si salva e viene crocifisso Gesù al posto suo, ma anche lui diventerà cristiano. Poi finalmente il cinema ha avuto il coraggio di affrontare direttamente la storia di Gesù con prima la più grande storia mai raccontata, che fu un flop, un film costosissimo che incassò poco. Paradossalmente la grande storia di Gesù nasce dove meno te l'aspetti, il momento più improbabile, il 68, tra gli hippie, i figli dei fiori, i capelloni, Jesus Christ Superstar, il più grande successo di Broadway, del teatro americano di tutti i tempi, che diventa anche un film. E poi Gesù di Zeffirelli, che tutti ricordiamo in televisione, lo davano anche la BBC, Gesù di Zeffirelli. E poi penso anche al Vangelo secondo Matteo di Pasolini. E sapete chi fa la Madonna nel film di Pasolini? La mamma di Pasolini, Susanna. E Pasolini sceglie la madre per il ruolo della Madonna perché ricordava il grido di dolore disperato che la madre aveva lanciato quando aveva preso la notizia della morte del figlio di Guido Pasolini, il fratello minore di Pierpaolo, partigiano cattolico assassinato da partigiani comunisti a Portus insieme con Francesco De Gregori, lo zio, il fratello del padre del cantautore che ne porta il nome. E da lì a poco Susanna avrebbe pianto la moglie, la morte anche dell'altro figlio di Pierpaolo. E poi la Passione di Cristo di Mel Gibson, con la scena della crocifissione girata tra i sassi di Matera, e poi il Gladiatore di cui vi parlerò alla fine. Mi sono sempre chiesto perché gli imperatori romani perseguitavano i cristiani. In fondo i romani erano tolleranti. Questa è una cosa molto importante. Si poteva diventare romani, indipendentemente dal colore della pelle, dal posto da cui si veniva, dal Dio che si pregava. I romani non erano razzisti, se no nei confronti dei goti, oggi diremmo i crucchi, considerati troppo alti, troppo biondi, un po' sciocchi. Certo, ogni tanto l'imperatore dava un giro di vita, a un certo punto Augusto stabilì che c'erano troppi immigrati a Roma e disse quelli che hanno un lavoro, in particolare maestri e medici, possono restare, quelli che non hanno un lavoro, in particolare indovini e cantastorie, se ne devono andare. Non so i giornalisti in quale categoria sarebbero stati inseriti, temo nella seconda. Però, ripeto, si poteva diventare romani restando egizi, ispanici, nubiani, britanni. Era una società che integrava l'antica Roma e che accettava gli dei degli altri, anche perché ogni popolo aveva il suo dio. Iside veniva dall'Egitto, Mitra dalla Persia, Yahweh era il popolo del dio di Israele. I romani furono molto duri con gli ebrei, ma perché gli ebrei si ribellavano. Il primo a distruggere Gerusalemme fu Pompeo, mentre Cesare protesse gli ebrei e consentì agli ebrei che volevano di venire a Roma. La prima comunità ebraica fuori da quella che oggi chiamiamo Israele fu a Roma, violata il 16 ottobre 1943 dai nazisti. Bene, poi altri imperatori romani distrussero Gerusalemme, prima Tito, l'ultimo fu Adriano. Il mite Adriano distrusse Gerusalemme e condannò alla damnatio memoriae la terra degli ebrei che si chiamava Giudea e venne chiamata Palestina. Pensate, sono millenni che si combatte in quella terra. Ma gli ebrei non volevano convertire gli altri, i cristiani sì. Il dio dei cristiani era un dio geloso, i cristiani non riconoscevano gli altri dei e rifiutavano anche di onorare l'imperatore, per questo venivano perseguitati. Inoltre il cristianesimo rappresentava il rovesciamento del modo di pensare dei romani. La povertà, che per i romani era una sciagura, diventava una virtù. Il corpo,
che i romani massaggiavano, ungevano, depilavano, ristoravano con ogni sorta di piacere, dal sesso al cibo, il corpo diventava per i cristiani una cosa negativa, la cosa importante era lo spirito, era l'anima. I riti dei cristiani erano difficili da capire. Gli popoli antichi credevano nell'immortalità dell'anima, ma i cristiani predicano qualcosa di più, predicano la resurrezione della carne. Noi idealmente mangiamo il corpo di Cristo, beviamo il sangue di Cristo con la comunione. Questa cosa per i romani sembrava una cosa incredibile, ma la cosa più scandalosa era la croce. La croce per i romani era il simbolo della morte più terribile, di un'umiliazione pubblica, la morte più dolorosa. Cosa fanno i romani quando catturano Spartaco? Crocefiggono Spartaco e 6.000 schiavi ribelli. C'era una legge che diceva che se il proprietario di schiavi veniva ucciso da uno schiavo, tutti i suoi schiavi dovevano essere crocefissi. Al tempo di Nerone, un proprietario di 400 schiavi fu ucciso, non si è mai capito bene da chi, e allora Nerone fece crocifiggere tutti i suoi 400 schiavi, di cui almeno 399 erano innocenti. E il popolo insorse, il popolo contava molto nell'antica Roma, protestava, votava anche, si votava quando Roma era una repubblica, ma se andate a Pompei vedete che sui muri c'è scritto vota questo, vota quell'altro, anche ai tempi di Nerone si votava. Però quella volta l'insurrezione del popolo fu inutile perché Nerone schierò i suoi pretoriani affinché quell'iniqua sentenza di morte venisse eseguita. Ebbene, la croce, che per i romani era simbolo dell'ignominia, per i cristiani diventava il simbolo del riscatto, della liberazione dal peccato, della resurrezione, della salvezza. Eppure, per qualche misterioso motivo, Costantino, forse dopo aver sognato la croce, in hoc signo vinces, in questo segno vincerai, fa tracciare la croce sugli scudi dei suoi uomini che sconfiggono Massenzio nella battaglia del Ponte Milvio e Roma diventa cristiana. Noi siamo abituati a pensare agli imperatori romani come persecutori dei cristiani e molti lo furono. Nerone attribuì ai cristiani l'incendio di Roma, Diocleziano martirizzò Sant'Agnese e San Gennaro. Ma se oggi noi siamo cristiani, se il Papa è in Italia, se l'Occidente prega Gesù, è chiaro che l'Occidente è una costruzione costruita sulle fondamenta dell'antica Roma, è perché Roma diventò cristiana. E la mamma di Costantino, che era una stabularia, una serva che si occupava delle stalle, che aveva sedotto un generale, Costanzo Cloro, che poi era diventato imperatore, quindi Costantino prende il posto del padre, e la madre parte per Gerusalemme per il primo pellegrinaggio della storia. Elena va a trovare la vera croce a cui è stato inchiodato Gesù, ne trova tre, la croce di Gesù e quella dei due ladroni, deve capire qual è la vera croce, la prende, con legno tocca un cadavere, il cadavere torna in vita, capisce che quella è la croce di Gesù, la porta a Roma e suo figlio Costantino fa costruire Santa Croce in Gerusalemme, una delle sette chiese famose in cui bisogna andare per avere l'indulgenza plenaria. E vedete che la civiltà di Roma arriva fino ai giorni nostri. L'Italia è importante nel mondo, non soltanto perché la Ferrari è veloce, perché gli spaghetti e la pizza sono buoni. L'Italia è importante nel mondo perché qui è nata questa civiltà umanista e cristiana che è poi il fondamento della nostra civiltà, della civiltà che abbiamo cercato di imporre, ma di far conoscere al mondo. Ogni imperatore della storia si è sentito un nuovo Cesare, ce lo siamo detti, e l'Imsacro Romano Impero, l'Impero Romano d'Oriente, lo Zar, il Kaiser, Napoleone che si corona imperatore, l'Impero Britannico, gli inglesi tenevano l'India con un esercito composto in buona parte da indiani, così come i romani tenevano a bada i barbari con eserciti composti in buona parte da barbari, che potevano mantenere il loro grido di guerra. Così come gli Stati Uniti d'America, quando sconfiggevano un popolo, noi italiani, i tedeschi, i giapponesi, lo inglobavano nella loro sfera d'alleanza, proprio come facevano i romani. Se andate su Google trovate il discorso di Roosevelt del 4 giugno 1944, tra qualche mese saranno gli 80 anni, l'ingresso degli americani a Roma e la svolta della Seconda Guerra Mondiale. Roma è la prima delle tre capitali dell'asse, le altre sono Berlino e Tokyo, a cadere nelle mani degli alleati, ma in quel discorso, il giorno dopo ci sarà lo sbarco in Normandia. Ma in quel discorso non c'è nulla di trionfalistico. Roosevelt dice l'Italia è un grande paese. Roma è la Repubblica, Roma è l'Impero, Roma è il Papa.
Roma ha dato al mondo, l'Italia ha dato al mondo Dante, Petrarca, Machiavelli, Marconi. È un discorso che c'è da essere orgogliosi di essere italiani a sentirlo. I fondatori degli Stati Uniti d'America guardavano alla Repubblica, Franklin, Washington, Jefferson, Hamilton. Poi, man mano che il presidente diventava importante, si guardava all'impero. Civis Romanus Sum, disse Kennedy di fronte al muro di Berlino, per poi aggiungere Ich bin ein Berliner. Se voi andate al Lincoln Memorial a Washington, il memoriale del presidente Abramo Lincoln, vedrete che la sua statua è seduta su una sedia dove ci sono i fasci. E pluribus unum, il motto degli Stati Uniti, e non è un motto inglese, è un motto latino, da più stati uno solo, è il simbolo, è il fascio. Se andate al Senato, e non a caso si chiama così, Senato anche in America, anche in Brasile, anche in Francia, anche in Spagna, se andate al Senato, la sede del Senato, del Parlamento, Capitol Hill, la collina del Campidoglio, che è fatto come il Pantheon, con le colonne e la cupola, il Presidente del Senato è seduto su una sedia che si chiama Rostrum, come la sedia che c'era nel Foro Romano, e il simbolo sono i fasci. I fasci, poi Mussolini ne ha fatto un uso improprio, ma i fasci erano simbolo del potere nell'antica Roma e sono un simbolo degli Stati Uniti d'America. E qual è l'altro grande simbolo degli Stati Uniti d'America? L'aquila, che è simbolo di tutti gli imperi e che deriva naturalmente dall'aquila delle legioni romane. E oggi, quando Mark Zuckerberg, il papà di Facebook e di WhatsApp, è andato in viaggio di nozze a Roma con sua moglie Priscilla, nome romano, ha detto Priscilla Zuckerberg, mi sembrava di essere in tre questo viaggio di nozze, io, Mark e Augusto, perché Zuckerberg si faceva fotografare vicino a tutte le statue di Augusto che vedeva, e ci sono tantissime statue di Augusto. Augusto è il primo uomo della storia di cui tutti conoscevano il volto, perché fece scolpire 3000 statue con la sua faccia. Zuckerberg ha chiamato le figlie Augusta, Maxima e Valeria, conclude le riunioni di lavoro urlando Dominium in latino. Si pettina come Augusto a Scodella, una volta è intervenuto a una riunione con il suo avatar, era vestito da antico romano. Perché è convinto di essere un nuovo Augusto? E anche Elon Musk lo pensa. Perché Augusto fu il primo a regnare su una comunità vasta come il mondo di persone che non si conoscevano ma nascevano e morivano sotto lo stesso Cesare, proprio come le comunità virtuali dei social, dei padroni della rete che si sentono un po' solo i nuovi imperatori, anche perché non pagano le tasse. Vedete, si potrebbe dover continuare tanto tempo, e io voglio avere invece il tempo di potervi firmare le copie del libro a chi lo desidera. Metterò la mascherina, non consideratelo un gesto di freddezza nei vostri confronti, ma ogni anno prendo il Covid davanti firma copie, quindi è anche un modo per proteggere voi. Voglio ancora dirvi una cosa. Davvero ovunque noi ci giriamo ci sono i segni dell'antica Roma, no? E noi italiani possiamo essere orgogliosi perché non siamo gli eredi diretti degli antichi romani, ci siamo mescolati con altri popoli, al nord con i Longobardi, al sud con gli Arabi, però possiamo rivendicare l'eredità di Roma, percorriamo strade tracciate dai romani, l'Aurelia, la via Emilia e poi tutte le vie che portano a Roma, dall'Appia, la Flaminia, la Salaria, la Nomentana, e portiamo nomi degli antichi romani. Se andate in Egitto, le piramidi sono un monumento morto, una civiltà morta, si paga un biglietto, nessun egiziano si chiama Tutmosis o Ramsete, in Egitto non si parla una lingua che deriva dalla lingua degli antichi egizi. Noi non soltanto parliamo una lingua che deriva dal latino, repubblica si dice così in tutte le lingue del mondo, res publica, la cosa pubblica, nasce a Roma l'idea che lo Stato sia di tutti, e anche popolo, cittadino, ira, clemenza, presidente, socialismo, fascismo, nazismo, sono tutte parole che derivano dal latino. Ma noi portiamo i nomi degli antichi romani, noi abbiamo nomi ebraici o qualche nome tedesco e poi nomi latini. Marco, Antonio, Mario, Elio, Tito, Adriano, Fabio, Giulio, Cesare, e nomi di donna, Claudia, Giulia, Silvana, Silvia, Domitilda, Lucrezia, Aurelia, Valeria, Chiara, Gaia, Clelia, sono tantissimi i nomi romani che noi portiamo.
Se voi andate al Pantheon, ma anche alle colonne di San Lorenzo di Milano, che sono il centro della movida milanese, Sandro Mazzola mi ha raccontato che ha imparato a giocare a pallone usando le colonne di San Lorenzo come porta. Se voi andate al Pantheon a Roma, vedrete che è un monumento vivo, la gente entra e esce liberamente, è diventato una chiesa. È sepolto Vittorio Emanuele II, re che ha fatto l'Italia, è sepolto Raffaello, a cui Bembo dettò un epitaffio in latino che dice che quando Raffaello era vivo, la natura, definita Rerum Magna Parens, la grande madre delle cose, pensò di essere vinta, perché Raffaello dipingeva talmente bene che i suoi quadri erano più veri del vero, e quando Raffaello morì, la natura pensò di morire con lui. Raffaello che si calava nottetempo nella Domus Aurea di Nerone per copiare le decorazioni romane, le grottesche, che sono diventate le decorazioni rinascimentali. Così come il Veneto Palladio disegnava, concepiva, scolpiva le basiliche come lo facevano i romani, e un altro Veneto, Canova, scolpiva come gli antichi romani. E come mai Roma è arrivata intatta fino ai nostri giorni? Io penso che una buona parte del merito sia ancora del nostro padre Dante. Dante chi sceglie per farsi da guida nell'oltretomba? Virgilio. Perché Virgilio? Perché Virgilio è il poeta della pietas, della misericordia, della pietà, che è il sentimento romano in cui i cristiani riconoscono se stessi. Quando deve scegliere un progenitore di Roma, Virgilio non sceglie Achille, il più forte, non sceglie Ulisse, il più astuto, sceglie Enea, il più pietoso. Enea è un vinto, è un eroe sconfitto, è un profugo, scappa da una città in fiamme portando sulle spalle il padre, Anchise, e per mano il figlio, Iulo, da cui la gens Iulia, Giulio Cesare. Enea è l'eroe pietoso che si fa carico del passato e del futuro, degli antenati e dei discendenti, dei padri e dei figli. È sempre in balia della sorte, non può mai decidere, deve abbandonare la moglie Creusa, si innamora di Didone ma deve lasciare anche lei perché ha una responsabilità, ha un compito, ha una missione, fondare Roma, fondare una nuova civiltà. E per Dante l'Italia aveva anche lei una missione, conciliare la Roma dei Cesari e la Roma dei Papi, la classicità e la cristianità, è da lì che nasce la civiltà italiana. E poi Virgilio aveva profetizzato la nascita di un puer, di un bambino che veniva a cambiare la storia, a salvare l'umanità. Lui intendeva uno di quei tanti nipoti di Augusto che Lidia avvelenava, ma i cristiani pensarono che Virgilio avesse profetato la nascita di Gesù. E ancora adesso sulla tomba di Virgilio a Napoli, un luogo bellissimo che guarda al mare, accanto c'è la tomba di Giacomo Leopardi, i napoletani lasciano delle lettere con delle suppliche, con richieste di grazia, come se Virgilio fosse un altro San Gennaro, una sorta di santo laico. Ma chiudo con Il Gladiatore, l'ultimo grande film dedicato a Roma, in cui c'è una frase che mi ha molto colpito. La frase più famosa è quella che Il Gladiatore dice all'inizio, e quella che poi Totti ripeteva per spronare e incoraggiare i compagni nei giorni dello scudetto della Roma del 2001. La sapete anche voi, no? Al mio segnale scatenate l'inferno. Ma c'è un'altra frase, forse anche più significativa, alla fine del film, quando Massimo Decimo Meridio, prima di spirare, dice: c'era un sogno che era Roma, sarà realizzato. Qual era il sogno romano? Il sogno della Pax Romana, del governo del mondo. Una comunità vasta come il globo, in pace, non perché imbelle, fragile, debole, divisa, ma proprio perché forte, coesa, unita. Poi l'impero romano è costato anche sangue, ingiustizie, dominazioni, ne abbiamo parlato, se ne parla nel libro. Però questo sogno della pace universale, questo sogno del governo del mondo non sembra essere mai stato tanto remoto come adesso, che di nuovo la guerra si affaccia alle porte d'Europa, ma a maggior ragione, proprio per questo, è un sogno che vale la pena ancora essere sognato. Vi ringrazio. Grazie.